Il nido accoglie 48 bambini ed è articolato in tre sezioni, spazi comuni e atelier, intesi come luoghi dove le mani dei bambini, anziché annoiarsi, possono conversare con la mente. È un servizio che si affianca alla famiglia per offrire ai bambini e alle bambine esperienze stimolanti e adeguate al loro bisogno di crescita. Ogni sala è pensata e progettata per garantire situazioni di gioco sempre differenti in base all'età e alle reali esigenze dei bambini che accoglie. Gli spazi non sono mai troppo strutturati, devono rimanere luoghi di scoperta per poter offrire occasioni di movimento, stimolazioni percettive e la possibilità di scegliere oggetti e materiali attraverso i quali esprimere le proprie competenze e svilupparle delle nuove. Grande valore assume lo spazio verde del nido come luogo privilegiato di osservazione dei cambiamenti stagionali, del contatto con i materiali naturali e delle possibilità di vivere e giocare all'aria aperta. Attraverso la continua osservazione delle esperienze che avvengono spontaneamente tra i bambini, l'adulto predispone e progetta l'intervento educativo. La progettazione rappresenta il principale contenitore della relazione educativa ed indirizza il percorso educativo verso la crescita armonica e il benessere di ogni bambino, visto come protagonista attivo del proprio sviluppo. Un bambino curioso verso il mondo delle cose, un bambino soggetto competente, non solo fruitore, ma autore di ogni esperienza. Come servizio, riconosciamo l'importanza di offrire ai bambini contesti fuori dalla banalità, atti a favorire il processo creativo come base per l'apprendimento. Ruolo cruciale lo svolgono i materiali e gli allestimenti offerti. La gran parte del materiale è non strutturato. Crediamo che con l'utilizzo di questo materiale venga offerta ai bambini la possibilità di sperimentare, scegliere, progettare, inventare, comporre e condividere idee, dando così vita a progetti costruttivi, sempre più articolati e complessi. Il materiale non strutturato rende liberi, permette a chi lo tiene fra le mani di inventarne l'uso, di scoprire che può divenire ciò per cui non era pensato.
Attraverso l'esplorazione dell'ambiente, visto come spazio di formazione, dove esperienze e conoscenze sono strettamente correlate, i bambini imparano a conoscere la realtà che li circonda e a percepire se stessi in relazione al mondo e agli altri. Per questo motivo i nostri progetti sono incentrati anche sull'educazione all'aria aperta. Il fuori può offrire una quantità ed una varietà di stimoli infiniti, difficilmente ricreabili all'interno. È un luogo privilegiato per conoscere attraverso i sensi e dove fare esperienze significative. L'ambiente in continuo mutamento diventa un vero e proprio laboratorio delle intelligenze e delle conoscenze, dove c'è spazio per il corpo, per le emozioni, per le sensazioni, per i pensieri. Stare all'aria aperta è sempre un piacere per i bambini, che possono imparare giocando e divertendosi. Non esiste il tempo buono o cattivo, ma bisogna attrezzarsi bene in base alle situazioni e al tempo.